Un breve unboxing di quello che sarà il mio EP. Sono tutti i brani in italiano, eccetto per la track bonus che sarà presente nel vinile, quella in inglese. Sono tutte ovviamente storie vere, sono parte della mia vita. Snoccioliamo un po' i titoli e quelle che sono poi le canzoni. Il primo brano si chiama Tessuti appesi ed è la storia tra due persone che si vivono una forma di egoismo e debolezza. È come se si sfrutta la debolezza dell'una per coprire egoismo, debolezza, tira e molla. Il secondo brano è Favole e Coriandoli. Favole e Coriandoli sono i ricordi di quando ero piccolo. Mi è venuto in mente perché pensavo alle estati, che quando ero piccolo non sembrava avessero inizio e fine. C'è un po' di paragone con la responsabilità. Quindi c'è il confronto di quando si vive con una responsabilità che non è la tua e poi di quando inizi a vivere con una responsabilità tua. Quindi da adulto si inizia a sentire un po' il peso di quello che ho vissuto. Intimo è un brano al quale sono molto legato, è un brano che dedico ai figli. La Guerra dei Roses è un film del 1989. A me adesso. Se l'amore accetta, t'ho preso! Il matrimonio è come un colpo a potenza. Quindi cresci alla ricerca di qualcosa, cerchi sempre qualcosa che non sai che cos'è, ma la ricerchi sempre. Ovunque sei è una canzone un po' particolare, inizialmente potrebbe essere una lettera d'amore, in realtà lo è una lettera d'amore. È una lettera d'amore. Ho immaginato. Nel suo modo di vedere l'amore, che non è amore, ovviamente, che ovviamente è pazzia. Seta, invece, è un remix, una vecchia canzone scritta per un'altra persona dove il rapporto non è mai decollato. Non c'è differenza tra un aereo e una bicicletta. Ma c'è differenza tra una bicicletta e un aereo. Ma per te non fa alcuna differenza perché non sai andare in bicicletta. Però, diciamo che la ascoltate. Diciamo che la ascoltate, sì, che forse è meglio. Non sono bravo a fare l'unboxing dei brani, però spero che questo EP vi piaccia. C'è molto di me, tutto di me. Qualcosa di nuovo uscirà anche più avanti. Scrivere canzoni è un po' come, non lo so, ragionare un attimino su quello che è successo e possibilmente chiudere un po' la porta.